Ragazzi, buongiorno a tutti, siamo in diretta su Evolution, buon inizio di settimana, buon lunedì, eccoci, come state? Lieto di riniziare il palinsesto della settimana con il consueto Phil Low del lunedì. Allora, piccolo aggiustamento, nel palinsesto di questa settimana troverete di nuovo il Pilates insieme a me, non il venerdì ma il giovedì, sempre alla stessa ora, quindi alle 11, ok? Un giorno prima. Spero che abbiate trascorso un bel weekend, spero che state tutti bene. La giornata è bellissima, anche se è un po' fredda, però effettivamente ci stiamo avvicinando alla fine di novembre, entriamo nell'ultimo mese dell'anno e quindi temperatura, diciamo, in linea con quello che è la stagione, ok? Quindi la transizione tra autunno e inverno. Siccome con i primi freddi, raffreddori, tosse, ok, difese immunitarie che magari sono un po', come dire, a volte un po' altalenante, allora niente di meglio che continuare ad allenarsi, che è sempre la soluzione migliore. Ciao, vi vedo connettere via via, ok? Quindi Pilates sempre e anche le altre discipline sempre. Se poi riuscite a allenarvi all'aperto, meglio ancora, ok? Come farò io oggi andando a correre, per esempio. Ma non è necessario correre, l'importante è sapere cosa fare, organizzarsi, ok? In casa in questo momento o anche all'aperto se possibile ancora meglio, ok? Allora, adesso piazziamo un po' di musica e tra qualche istante cominciamo, ok? Siamo più o meno in orario, nessuna specifica particolare per stamani, ok? Abbiamo il tappetino come sempre e quindi niente, cerchiamo via via se possibile di alzare l'asticella su quello riguardo certe abilità. Grande Chris, ok, io vi saluto vedendovi apparire, ciao Elisa, ricordandovi ancora una volta che questa al momento della trasmissione è una lezione live, ma comunque è un permalink, quindi è una lezione permanente della quale potrete fruire in qualsiasi momento aveste bisogno, ok, quindi rifacendola dopo, domani, domani l'altro, sempre. Bambini, allora, forza nelle braccia, forza nel core, nelle spalle, nei glutei, nelle gambe, forza olistica a 360 gradi, mobilità, allungamenti dinamici, mettiamo insieme, shakeriamo e creiamo il Pilates. Mettiamo un po' di transizioni per unire un esercizio all'altro e creiamo il flow Pilates, quello che adotto io, che adoro utilizzare, piuttosto che spezzarlo, segmentarlo, come magari in altri contesti viene fatto. Ormai conoscendoci avrete capito la mia, il mio trend, la mia predilezione per questo tipo di approccio al Pilates. Buono? Musica, buongiorno a te e iniziamo. Bene, si sente tutto, musica e la voce sono ben bilanciate, al limite qualora sentisse la musica troppo alta me lo dite e cerco di regolarla. Facciamo. Giro le spalle, prendo aria, fuori aria. Al soffitto, abbassa le braccia, tre volte ancora, sollevo, abbasso, avanti ancora, due, uno, arrotolo la colonna. Srotolo la colonna e ritorno su.
ancora due, arrotolo la colonna, srotolo la colonna, mento chiuso sul petto, un altro ancora. Salgo su. Ok, bene. Allora, a me gli occhi. Guarda cosa faccio. Ruoto levemente in diagonale il tronco, portando il movimento col braccio, raddrizzando da una parte e dall'altra. Accenna il movimento. Attenzione a non forzare le ginocchia, o meglio a non lasciarle rigide, ok? Il movimento è morbido ed è accennato, ok? Non è forzato, ok? Ancora due. E apri. Ancora uno. Perfetto. Allora, guardami adesso. Allora, che cosa ho fatto? Da una posizione, da una stance allargata, io vado da una parte, sollevo il piede dietro, ritorno al centro e faccio l'altra parte. Proviamo. I piedi ruotano tutte e due da una parte e poi dall'altra. Il piede che rimane dietro, guarda, hai il tallone sollevato. Questo crea un po' di deficit, di equilibrio. Cerca di ricrearlo. Gli addominali, guarda sempre nella direzione in cui vai, non guardare me. Pronti? Si va. 3, 2, 1, 100. Cambio. Addome. 3, 2, 1, 100. Ancora. 3, 2, 1, centro. 3, 2, 1, centro. Ok. Adesso guarda. Proviamo. Quindi mettiamo insieme il movimento del braccio di prima con la rotazione completa. Andiamo, vai. Su. E ritorno, ok? Gli addominali contrai, cerca bene la spinta del piede che rimane davanti, cerca bene la spinta della punta del piede che rimane dietro. Ok? Due ancora. Un altro, su, bene, giro le spalle due volte, bene, su le braccia due volte, come prima ancora, arrotolo la colonna e salgo due volte, ok, un altro. Ok, bene. Allora, cominciamo adesso a scendere e a lavorare a terra. Quindi, tappetino. Ok. È una transizione che ormai avrai imparato a memoria. Siamo in piedi, scendiamo giù, ci troveremo sul plank a braccia tese, quindi sulle mani. Da lì veniamo sulle ginocchia. Poi cambiamo e aggiungiamo via via alcuni pezzi. Stamani proveremo a vedere se cominciamo a riprendere certe abilità riguardanti le inversioni, ok? Con una volta schiena a terra, le gambe vanno indietro. Vediamo a che punto arriviamo. Consideriamo anche l'ambiente, ovvero fa un po' più freddo, magari la muscolatura è un po' più rigida, quindi è anche lunedì, magari per alcuni di voi è presto perché riguarda l'aspetto motorio, magari andiamoci piano. Ok? Scendiamo. Ci
siamo sul plank, resto sul plank, 4, 3, 2, 1, ginocchia a terra, bene, allora, gamba destra, là, allungo tutto il fianco, 3, 2, 1, torno, un altro, scendo, allungo, 3, 2, 1, ritorno, cambio, scendo, allungo, 3, 2, 1, ritorno, un altro, 3, 2, 1, ritorno. Ok, perfetto. A sedere. Spine stretch forward. Ricorda, piedi uniti, posizione base, gambe separate, posizione un po' più avanzata. Devi stare sul bacino, arrotolare e srotolare la colonna. Facciamo per 4 volte, ok? Via. E ritorno su lentamente. Ancora, 3 volte. Ritorno su lentamente. Ok? Progressivamente, piano piano, senza forzare. Terza. Quarta. Bene. Spine twist. Piedi uniti o gambe un pochino più richiuse. Resto sugli ischi. Allargo le braccia. Ruoto a sinistra, prendo aria. Fuori aria. Ruoto a destra, prendo aria. Fuori aria. Ruoto a sinistra, prendo aria, fuori aria, ruoto a destra, prendo aria, torno, 2 ancora, 1 ancora, torno, bene, roll down, one leg extension, e ritorno. Cosa vuol dire? Arriviamo a terra, stendiamo su una gamba, stendiamo sull'altra, roll up, si torna a sedere, ok? Boom. Cambio temporaneamente visuale. Fluido il movimento, pronti? Scendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, bene, stendo la gamba destra su, spingo col tallone, 4, 3, 2, 1, cambio, spingo col tallone, 4, 3, 2, 1, roll up, stendo le gambe a terra, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso a terra di nuovo, stendi una gamba su, stendi anche l'altra a terra, stesa non sollevata, ok? Scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stendo, stendo, spingi con i talloni, questo e quello, 4, 3, 2, 1, cambio, su e stendo,
4, 3, 2, 1, giù, roll up di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, allora, stretch forward ancora, quindi arrotondo la colonna in avanti. Separo le gambe o piedi uniti, a te la scelta, come prima, da 4 adesso sono 2. 3, 2, 1, risalto. Un altro. Leg extension, ovvero le stendiamo tutte e due le gambe stavolta, cerchiamo di non schiacciare la schiena, cerchiamo di mantenere la lombare in posizione neutra. Pronti? Si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù. E adesso stendo. Stendo, stingo coi talloni, 5, 4, 3, 2, 1, piego le gambe giù un piede giù l'altro, braccia all'indietro, giro con le braccia, riporto le braccia davanti, stendo di nuovo le gambe, destra, su, sinistra, spingo coi talloni, 4, 3, 2, 1, giù, giù, giro con le braccia all'indietro, sollevo le braccia, sollevo la testa, metto sul collo, mani dietro, stendo le gambe su, ta, ta, bene, ok, 3, 2, 1, piego le gambe, one leg stretch, classico, 12 battute, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, giù e giù, braccia larghe. One leg circle, gamba destra su, sinistra a terra, 6 movimenti tutti all'esterno, via, 1, 2, resto del corpo stabile, 3, 4, 5, 6, cambio, sinistra su, destra giù, stesa, 6 verso l'esterno, vai, e 1, stabile il resto del corpo, e 2, e 3, e 2, e 1, bene, piego le gambe, braccio all'indietro, shoulder bridge, versione mobility, quindi salgo e riabbasso le vertebre una dopo l'altra, 4 volte, lascio le braccia all'indietro, su, e una vertebra dopo l'altra lentamente, due, e 3, l'ultimo, bene, ok, roll up,
leg pull due volte, quindi la posizione del plank inverso, ok? Stendo le gambe, giro con le braccia, salto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mani all'indietro, guardo davanti, ok? Gonfio il petto, inspiro e stiro su, 3, 2, 1, scendi, un altro, gonfio il petto, inspiro e stiro su, 3, spingi bene, 2, 1, giù, perfetto, ok, allora open leg rocker, prendo le caviglie, gambe piegate, ci lanciamo e torniamo due volte lasciando le gambe immobili, poi altre due provando ogni volta a stendere tutte e due le gambe o forse una sola, ok? Facciamolo insieme, prendo le caviglie, deprimo le scapole, inclino, mento sul petto, mi lancio e uno, ritorno, allungo, un altro, due, bene, due ripetizioni successive, o stendo solo la destra o tutte e due le gambe, scendo, vado, e uno, ritorno, ok, un altro, due, piedi uniti, giù, ok, stretch forward, una volta sola, allargo o piedi uniti, arrotolo in avanti la colonna, uno, ok, presto, 3, 2, 1, su, bene, allora, vediamo se siamo un po' più caldi e flessibili e proviamo adesso, in base a quella che è l'abilità che ciascuno di voi possiede, la conoscenza, la confidenza con la disciplina, roll down, roll over, roll up, ovvero guarda un attimo, velocizzato, ok? L'ho compresso molto velocemente, chiaramente deve essere tutto ben gestito, ok? Quattro volte, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Allora, prima di ripartire, allora cerca bene di eseguire un rollover in modo tale che le spalle non si chiudano, la testa non vada troppo all'indietro, le braccia restino distese. Quindi, se hai difficoltà ad andare troppo all'indietro, fermati un po' prima, ok? Se hai difficoltà sulla cervicale, non forzare, non andare troppo indietro, fermati prima. Diversamente, cerca di esprimere il range massimo di mobilità, ok? Pronti? E vado giù lentamente. Giro con le braccia non troppo strette, sulle gambe, braccia tese, premo, su, all'indietro, apro, ampiezza spalle, giù una vertebra dopo l'altra, richiudo, piego le gambe, giù l'altra, su con le braccia, roll up. Giro, stretch forward con le gambe immobili, tese. E questo è uno, ne abbiamo ancora tre, dai. Scendo. Giro con le braccia, su con le gambe, premo, vado. Vertebra, vertebra, spalle immobili, braccia tese,
giù. Mi salgo. 4, 3, 2, 1. Ancora 2. Giro con le braccia, su con le gambe, braccia tese, non troppo strette, vado su e dietro, apro, vertebra a vertebra, braccia tese, richiudo, giù una gamba, giù l'altra, roll up di nuovo, 4, 3, 2, 1 e avanti. Ritorno. Ragazzi, l'ultimo. Giro. Gambe. Apro. Giù le vertebre una dopo l'altra. Chiudo, giù e giù, salgo, avanti, ok, bene, allora torniamo sulle ginocchia, quindi mi metto in questa posizione, siamo qua. Ok, ricordatevi le transizioni, quelle magari un po' più impegnative, se lo fossero troppo fatene a meno. La mia è questa. E sono sulle ginocchia. Ok? Se hai difficoltà, tieni su sulle ginocchia senza fare questa transizione. Ok? Allungo di nuovo come abbiamo fatto all'inizio. Ancora, poi dopo sfrutteremo questa posizione per modifiche sulla forza, quindi sui vari side bend. Bene? Scendo. Allungo. 3, 2, 1. Un altro ancora. 3, 2, 1. Cambio, ok? Adesso una breve sezione pancia a terra, ok? Dove andiamo a aprirci e a chiuderci un po' di volte, quindi sfruttiamo la salita tipo swan dive e una chiusura all'indietro tipo child's pose, quindi fondamentalmente questo. Ok? Allora, piano piano senza fare movimenti bruschi, ok? Pancia a terra, braccia strette, sollevo appena il capo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. E ancora, chi di nuovo, e vado, prendo l'aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria all'indietro, ok? Ancora due, prendo aria, fuori aria, inspiro, espiro. L'ultimo. Prendo aria.
Fuori aria. All'indietro. Prendo aria. Fuori aria. Bene. Ok. Allora, torniamo sulle ginocchia. Bene. Allora, rotola le spalle due volte. Uno. Due. Allora, side bend. Spingi a terra il braccio destro per primo. Quindi apro la gamba sinistra per prima. Questa gamba va dietro. Seguimi. Allungo. Uno. Torno. Allungo ancora. Due. Torno. Ne voglio ancora due. Due. Per prima, la gamba sinistra successivamente. Allora, ci mettiamo prima su un fianco e poi sull'altro. Quindi, prima qua e poi qua. Io ti faccio vedere però la mia posizione frontalmente, ok? Gamba destra per prima. Ok, siamo in posizione avanzata. Una volta avrei sollevato il bacino e messo la mano dietro, la gamba, quattro movimenti in avanti. Ritorno e cambio lato. Pronti? Su, stabilizzo, su, e vado, e uno, torno, tieni su, spingi bene col braccio, due, bene, dai, tre, quattro, cambio. Allineo, chiudo, salgo, spingo e vado, 4, tieni su, spingi, 3, 2, 1, bene, allora, siamo di nuovo a sedere. Allora, quello che facciamo adesso, quindi entriamo nella seconda parte del workout, dove siamo già sicuramente molto più riscaldati, andiamo a vedere delle abilità che ci serviranno nel prossimo futuro per combinare una delle skill del Pilates più belle e peculiari, che si chiama The Boomerang, ok? Che è un'unione fra esercizi. Allora, cosa ci serve di fare oggi per entrare nel mood del boomerang? Lavorare sullo scambio delle gambe, ok? E quindi lo faremo in più modalità. La prima è quella rilettura dell'esercizio che si chiama The Crab, ovvero questo, ok? Dove andiamo a scambiare le gambe piegate, sollevate, stando sul bacino. Cominceremo da lì.
Bene, allora metti la tua gamba destra sopra la sinistra. Ti ricordo che devi prendere i piedi supinando le braccia, ovvero ruotandole in questo modo, bene, dall'esterno. Quindi la mano destra prende il piede sinistro e viceversa. Pronti? Spalle, salto. 3, 2, 1, cambio. 3, 2, 1, cambio. Uso gli addominali, tengo le spalle basse, cerco l'equilibrio. Più io stringo le gambe verso di me, più perderò l'equilibrio. Il poligono dove cade il peso si restringe. Prova, chiudo. Ok? Chiudo. Ancora. Ancora. Con la gamba destra sopra mi fermo e scendo. Bene? Ok. Adesso cambiamo. Metti la sinistra sopra e rifai la stessa cosa. Ok? Pronti? Via. Salto. Cambio. 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 L'ultimo. La sinistra sopra e appoggio. Bene? Ok. Adesso quello che facciamo è lavorare a terra con un esercizio che va molto di più sugli addominali ed è lo changement de jambe, lo scambio delle gambe a gambe tese. Ognuno trovi per favore la propria inclinazione allenante. Le gambe non sono né troppo in basso né troppo in alto. La zona lombare è neutra. Ok? E allora scendiamo, vai. Per ora gambe parallele. Pronti? 3, 2, 1, giù. Scendo. Capo tra le mani. Bene? Sulle gambe, stendo, la destra sopra, inclino, 8 volte scambio, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sulle gambe, metto la gamba sinistra sopra, inclino le gambe, 8 volte scambio, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bene, stendo le gambe, roll up, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, allora, la mia richiesta adesso riguarda il modo in cui scendiamo. Ok? E lo andiamo a cambiare, ok? Nel boomerang, se sai che cos'è, si succedono tutta una serie di eventi che mettono insieme più abilità del pilates. Se non sai che cos'è il boomerang, io adesso te lo accenno, ok? Non lo farai perché c'è bisogno di costruirlo nel tempo e poi andremo a lavorare ulteriormente su quello che riguarda una sua forma propedeutica, ok? Allora, si scende con la gamba destra sopra la sinistra. Guarda me. Quindi abbiamo le gambe leggermente piegate. Quando andiamo a terra, le stendiamo. Ok? Metteremo la sinistra sopra, si risale, si riscende con la sinistra sopra, stendiamo, cambiamo e si risale. Facciamo una prova? Dai! Cerchiamo sempre la fluidità e la precisione che sono appannaggio caratteristica del roll down, roll up, ok? Ragazzi, gamba destra sopra. Non troppo tese, tieni le ginocchia morbide. Braccio avanti. Pronti? Scendo. Stendo.
cambio, metto la sinistra sopra, giù, stendo un po' e risalgo. Bene, resta la sinistra sopra, scendo lentamente, come scendo sollevo le gambe, mani dietro, stendo le gambe, metto la destra sopra, giù e risalgo. Ok, ancora, la destra sopra, scendo di nuovo, stendo, la sinistra va sopra, salgo. L'ultimo, la sinistra sopra, scendo, stendo, giù, salgo e resto su. Bene, ok? Allora, cosa succede nel boomerang? Il boomerang è una fusione tra gli eventi di un roll down e roll up, il teaser e il rollover. Mette insieme un po' di eventi, compreso lo scambio delle gambe. Io te lo faccio vedere in maniera leggera per capire a che punto dovrai arrivare, ok? Perché prima di arrivarci un po' ce ne vuole. Allora, ecco più o meno come il boomerang funzionerà. Più o meno, ok? Allora, non è la mia esecuzione ottimale, bisogna essere molto fluidi e caldi, e io notoriamente, se mi conosci la mattina, non lo sono. Poi oggi è freddissimo, quindi la muscolatura non è performante al massimo, però l'idea è questa, ok? Quindi oggi lo abbiamo, come dire, ne abbiamo intaccato la superficie, creando quello che è il pattern di movimento, scendo e salgo, scambiando le gambe, ok? Andiamo sulla seconda parte della lezione, ovvero sull'ultima, e andiamo verso la conclusione, ok? Siamo a sedere, ancora una volta ci si lancia, usiamo la tecnica del seal, quindi cosa faccio? Piedi, incrocio, passo dentro, prendo la caviglia, ok? Si sale, ci si lancia, via, uno, torno, ancora, ci si lancia, due, torno, ancora due, vado, un altro, vado, perfetto, ok, allora, fammene un'altra serie, iniziando e chiudendo ogni movimento di discesa e di salita con due aperture delle gambe. Guarda, quindi, uno, due, vado, torno, uno, due e riparto, ok? Quindi è richiesto più attenzione sull'equilibrio. Proviamoci. Spalle basse, spingi i gomiti contro l'interno delle cosce creando un po' più di stabilità. Pronti? Dai! Ready? Spingo! Sollevo, vado! Uno e due, chiudo, vado! Torno e ancora! Uno, due, scendo! Torno! Terzo! Uno! Due, vado, quarto, lo concluderò con due movimenti senza lanciarmi di nuovo, vado, resto su, due, uno, giù e allungo in avanti, tre, due, uno, perfetto, ok. Allora, parlavamo di teaser, e allora usiamolo, bene? Usiamo il teaser reverse, quindi da sedere, ok?
chiudo le gambe, metto il fianco, bene. Allora, dovremmo averlo già fatto forse qualche altra volta. Teaser nella sua lettura originale si sviluppa da terra, dal basso verso l'alto. Il teaser inverso, reverse teaser, dall'alto verso il basso. Quindi a me gli occhi un attimo. Ok? Proviamolo 4 volte. Quando sono arrivato a terra ho piegato le gambe per rallentare un po' la tensione, ok? Ma se voglio di mantenere la tensione elevata, attenzione che deve rimanere solo sugli addominali e non sulla schiena, tengo le gambe stese, ok? Pronti? Yeah. Su. Stendo. Vado giù. Braccio dietro, piego le gambe oppure le mantengo stese, se le ho piegate le stendo di nuovo, salgo, piego, stendo, due di nuovo, vado. Ancora due, scendo, salgo, ancora uno, scendo, salgo. 3, 2, 1, giù. Bene. Ok. Perfetto. Mermaid. Andiamo a stirare le anche. Giro. Sull'ultima parte, una specie di pull down, quindi con un roll down regolare arriviamo a terra e lavoriamo sugli shoulder bridge. Buono, allora cambio playlist. Ci siamo? Rimettiti a sedere e scendiamo. Arriviamo a terra, facciamo la parte finale. Giù. Bene. Ragazzi, shoulder bridge. Salgo su col bacino. Braccia all'indietro. 3, 2, 1. Giù le vertebre una dopo l'altra. Braccia avanti, salgo di nuovo su col bacino, mando le braccia all'indietro, resto su, 3, 2, 1, giù le vertebre una alla volta, braccia avanti, shoulder bridge di forza, quindi quello più vicino all'originale, qui una gamba sale, ok? Poi dopo l'altra, su col bacino, su con la gamba sinistra, stendi, 3, 2, 1, piega, bacino rimane, cambio, stendo, 3, 2, 1, piego, braccia dietro, giù le vertebre una alla volta. Bene, braccia avanti. Da capo, pronti? Su. Sulla gamba sinistra. Stendi. 3, 2, 1, giù. Bacino rimane. Sulla gamba destra. 3, 2, 1, giù, braccia dietro, giù le vertebre una alla volta.
Bene. Allora, braccio davanti, braccia non troppo strette, un po' larghe. Can can, ok? Quindi gambe piegate, solleviamo le gambe da terra e le gambe vanno a sinistra. Ritorno al centro, poi le gambe vanno a destra, spalle ben aperte ragazzi, ritorno al centro, ok, gambe a sinistra, ritorno al centro, gambe vanno a destra, ritorno al centro, adesso le mani dietro il capo, sollevo il capo, stendo le gambe su, ok, resta in questa posizione, 3, 2, 1 e giù, bene, adesso il prossimo can can, quando mandi le gambe a sinistra, le stendi tutte e due, le ripieghi, ritorni al centro e cambi direzione. Cerca sempre di mantenere le spalle aperte. Bueno, vai. Allora, giù con le gambe piegate. Braccia abbastanza larghe ma non troppo, ricorda. Spalle aperte, stabilizzate, mi raccomando. Ragazzi, sulle gambe. Gambe a sinistra. Spalle aperte, stendo le gambe e riuniti. 3, 2, 1. Piego le gambe. Ritorno al centro. Le gambe vanno a destra. Spalle aperte, piedi uniti, stendo le gambe. 3, 2, 1. Ripiego. Ritorno al centro. Ancora, vai, gambe a sinistra. Stendo. 3, 2, 1. Piego. Centro. Cambio. Gambe a destra. Stendo. 3, 2, 1, piego, centro, bene, ginocchia a torace con le mani, dondola un po' lato lato, ok? Adesso usiamo un roll up per salire e abbiamo fatto, ok? Stendi le gambe a terra, quindi su con le braccia e sali, e sali, e sali, e 3, e 2, e 1. Bene, allora, unisci i piedi insieme e fletti in avanti. Salto su, bene, mermaid un po' più a lungo rispetto a prima, quindi cosa faccio? Apro, giro, resto, 3, 2, 1, cambio. Torno al centro e cambio dall'altra parte.
ok? Al centro, sulle ginocchia. Siamo venuti giù all'inizio, chiudiamo, side bend stretch. Invece di due dinamiche, una sola un po' più a lungo, la teniamo, ok? Alla destra. Up. All'inizio muovi per le spalle piano piano, ok? Due ancora, uno ancora. Adesso metti le mani dietro la testa. Allora, le spalle non sono né troppo aperte né troppo chiuse, ma stanno nella posizione del tutto naturale, ok? Ti chiedo adesso per quattro volte di respirare. Inspirando dal naso, espirando via dalla bocca, dilatando la gabbia toracica. Quindi prendo aria, guarda, fuori aria. La direzione della gabbia toracica è questa, eh? Non è in avanti, è ai lati, ok? Prendo aria, fuori aria. Prendo aria, fuori aria. Ancora due, prendo aria, fuori aria, ancora uno, prendo aria, fuori aria, passo le braccia, arrotolo la colonna una volta soltanto. Srotolo la colonna su lentamente. Sollevo le braccia al soffitto due volte, mantenendo. Tre, due, uno. Abbasso fuori aria un'altra volta. Tre, due, uno. Giù le braccia e grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie a voi. Passiamo alla musica un attimo. Sempre un grande piacere, ok? Nonostante siamo, come dire, separati da un display, ok? Grazie, grazie sempre della presenza, grazie del vostro supporto. Se vi sentiste di farci una donazione, avete il link. Restiamo connessi, abbiamo altre lezioni oggi, le abbiamo domani, le abbiamo mercoledì, le abbiamo tutta la settimana. Insieme, quindi con me, grazie a te, insieme ci rivedremo per questa settimana straordinariamente, non il venerdì, bensì il giovedì, sempre alla stessa ora, alle 11, sempre per far Pilates insieme, ok? Per il resto state connessi, guardate il palinsesto e che dire... Alleniamoci, teniamoci al caldo, mangiamo bene, combattiamo l'arrivo dell'inverno e questi primi freddi.
più in forma che mai, ok? Grazie delle bellissime parole, vi leggo, è sempre un grande piacere, ok? Un bacio virtuale, un abbraccio virtuale per ora, poi sperando che presto siano tutti veri. Baci e abbracci. Buona giornata.